tomorrow is the day. I can hear the sleigh bells ringing, how they're headed for our house, and the radio keeps singing what the season's all about. From upstairs we hear the laughter from the ones that waited long for the socks to fill, but they won't until the birth of Christmas. Finalmente arrivata a casa, sono sfatta e oggi ultimo giorno, staremo a casa domani, staremo a casa venerdì, sabato, domenica, quindi 4 giorni di relax, poi si riprenderà ancora qualche giorno, 2 settimane più o meno, e poi a casa per Natale per tantissimi giorni, la fortuna di noi insegnanti, e così ci riposiamo e possiamo ritornare belle cariche in forma a gennaio, anche perché il mese di dicembre, diciamo che i primi 3 mesi di scuola sono molto impegnativi, chi fa il mio lavoro lo sa, perché a settembre arriviamo dagli inserimenti, quindi tanti bambini che piangono, tanti bambini che dobbiamo inserire, che dobbiamo aiutare a inserirsi in un ambiente nuovo con persone nuove. Poi ottobre, quel mese un po' così, dove qualcuno inizia poi a piangere, perché quelli che, come dico sempre, ne approfitto anche di questo video, mamme state tranquille, quando i vostri bimbi piangono non subito all'inizio ma dopo, perché ci sono quelli che all'inizio arrivano belli sparati, contenti, poi ad ottobre passano il mese a piangere perché non hanno pianto prima. Poi arriva dicembre, che è il mese del Natale, dove si prepara la recita, si preparano i lavoretti, si prepara tutto, ci sono le influenze, c'è tutto, e c'è il crollo più totale dei 2 mesi passati più il mese di Natale, che è impegnativo. Quindi quei giorni di vacanza ci servono per rigenerarci e poi andare avanti per un bel po', quindi le vacanze ci aiutano. Allora, io sono arrivata a casa, tra l'altro mi è arrivato un pacco che voi non potete capire. Quando io ho ricevuto l'email da questa azienda sono rimasta così, e mi hanno scritto solo per inviarmi i loro prodotti e io sono rimasta felicissima. Poi vi li faccio vedere di che cosa si tratta, sono molto molto contenta. Comunque, a parte quello, sto aspettando che mi raggiunga Ale, se tutto va bene, perché ha quelli della caldaia a casa, perché senza riscaldamento da un paio di giorni e devono aggiustarlo, e quindi deve un attimo aspettare che finiscano i lavori. E poi volevamo andare da Casa Shop, che lei voleva prendere un po' di cose per il Natale, e volevamo andare a comprare dei regalini che poi ci scambieremo il giorno di Natale, perché noi abbiamo l'usanza il 25, ed è per questo che per noi Natale è bellissima magia, perché noi in famiglia, con mia mamma, con mia nonna, con i miei zii, con la famiglia di Pierre, tutti insieme ci mettiamo sul divano, normalmente soprattutto da quando c'è Pietro lo facciamo a casa di Ale, perché sennò prima lo facevamo magari da mia mamma o lo facevamo magari da noi, ci giostravamo un po', però di più da mia mamma, ma adesso che c'è Pietro lo facciamo da Ale. Ci mettiamo tutti in cerchio, divano, magari qualcuno per terra e tutto, e a ruota ci scambiamo i regali, magari il regalo più grosso, ma anche tanti pensierini, stupidate, giusto da ridere, da divertirci, e passiamo una abbondante ora proprio perché a turno si aprono i regali. Ad esempio io apro i regali di tutti, poi passa Mauro e apre i regali di tutti, poi passa Ale e apre i regali di tutti, e facciamo questo giochetto proprio perché per noi il Natale è magia in famiglia, e quindi l'abbiamo sempre fatto da quando eravamo piccole. Abbiamo avuto sempre, mia mamma ha sempre organizzato questa cosa quando eravamo piccole per farci divertire, per farci sentire la magia del Natale, e crescendo l'abbiamo mantenuta, quindi lo facciamo noi, è arrivato Pietro, con Pietro, e quindi è un'usanza che abbiamo di stare tutti insieme proprio la mattina di Natale e fare questa cosa, perché per noi è importante proprio stare insieme. E stasera dovevamo andare a mangiare una pizza da mia mamma, poi alla fine abbiamo deciso di andare in pizzeria, perché una volta alla settimana / 2, dipende un po' dagli impegni,
la maggior parte delle volte, soprattutto d'inverno, è una volta ogni 2 settimane, ci vediamo da lei che fa la pizza in casa, però visto che in questo periodo è un po' presa dal lavoro, anche lei un po' da tutto, andiamo in pizzeria come abbiamo fatto l'altra settimana, quindi andiamo a mangiare una pizza. Normalmente andiamo verso il fine settimana così, ma visto che domani è l'Immacolata, siamo tutti a casa, ne approfittiamo per vederci stasera e mangiare una pizza tutti insieme. Quindi stasera faremo quello. E adesso mi rilasso un pochino. Tra l'altro mi sono accorta adesso che il robottino si è piantato sul tappeto, ma perché si pianta tutte le volte in una stanza diversa e devo un attimo capire perché. Non è il tappeto, perché ho visto dalle strisce che l'ha fatto tutto, si è proprio piantato sotto il tavolino, quindi o si è bloccato col tavolino o c'è stato il solito blocco che me lo blocca tutte le volte. Adesso mangiucchio qualcosa perché stamattina ho fatto il vaccino dell'influenza, quindi sono un po' così, visto che da noi è un disastro, visto che non me la sono ancora presa, ho preferito farlo, e sto bene, ma ho bisogno di mangiucchiare qualcosa. Quindi faccio merenda e poi niente, aspetto Ale, e magari mentre l'aspetto apriamo la casellina del calendario dell'avvento. Momento calendario dell'avvento! Apriamo la finestrella numero 7, perché oggi è il 7 di dicembre. Casellina 7 l'ho trovata subito, questa qui l'ho trovata subito. Allora, apriamola. Vediamo cosa c'è. Matita nera. Wow, mi serviva perché la mia sta per terminare e quindi non la comprerò perché c'è la matita nera qua. Adesso la proverò perché io... Ah no, è rossa! Peccato, perché ho finito la matita nera e quindi l'avrei usata molto volentieri, ma questa è la matita rossa da abbinare probabilmente al lipstick. Vediamo se c'è il numero. Allora, questa qui, così. E questa qui, 10 Intense Red. Ok. E anche la casellina 7 l'abbiamo aperta. L'altro giorno ho tirato fuori il laberello, questo qua che ho preso l'anno scorso da Casa Shop, che tra l'altro devo sistemare perché non riesco a capire perché sta un po' piegato, devo metterci qualcosa. Per ora l'ho messo qui, ma sono indecisa se lasciarlo qui o metterlo da questa parte dove ho il portaombrelli. Devo un attimo valutare cosa fare. Lo addobberò tutto, non vedo l'ora, non troppo, perché questo tipo di albero un po' stilizzato, vedete, mi piace, non troppo pieno, quindi lo addobberemo insieme. Toglierò le luci, che sono ancora quelle dell'anno scorso, e probabilmente lo lascerò senza luci, tanto abbiamo le luci poi intorno al portico che illumineranno. Quest'anno l'idea era quella di non mettere tutte le luci in giardino come facciamo sempre, però Mauro giustamente l'altro giorno mi ha detto: ma sì, dai, mettiamole Natale una volta l'anno, è bello vedere la casa tutta illuminata da fuori, tutta piena di colori, e mi fa un peccato non farlo, anche perché poi ce ne pentiamo. E allora niente, ha deciso di mettere le luci anche fuori. Io le avrei anche evitato quest'anno perché non lo so, non è che ne ho tutta questa voglia, perché voglio dedicarmi all'albero in casa e a questo qui, però lui giustamente mi ha detto: ma sì, una volta l'anno facciamolo. E quindi metteremo le luci in giardino. Abbiamo già tutti i gancetti dell'anno scorso, quindi Mauro non dovrebbe neanche fare più di tanto fatica, perché la menata di mettere i chiodini l'abbiamo già fatta l'anno scorso, quindi quest'anno deve solo legarle e sistemarle. Ho già notato i miei vicini che hanno già tutto, hanno già le lucine accese, bellissime. Infatti prima sono arrivata a casa e ho visto che avevano già tutto acceso, ed è proprio bella, anche perché noi siamo solamente 3 case, e a me piace proprio vedere quando hanno tutto illuminato, arrivare alla sera, aprire, magari uscire per far fare la pipì ad esempio, già vedere tutte le case illuminate, mi piace da morire. Quindi
è un momento dell'anno che mi piace tanto. Infatti, gli ho subito mandato un messaggio e ho detto: Marti, che bello! Proprio magia, magia. E lei mi ha detto: sì, tu addobbi domani? Ho detto: sì, domani, domani mattina allora. Al garden e ho parcheggiato proprio davanti, così perché fa un freddo cane, così almeno la macchina vicina, e vado a vedere, speriamo di trovare qualcosa. In questo momento ho trovato tutto quello che mi serve, quindi quasi quasi ve lo faccio già adesso questo tutorial, perché tanto devo aspettare l'ora di andare a cena. Abbiamo prenotato alle 9, sono le 7:30, quindi ho tutto il tempo per farlo, così almeno ve lo faccio già vedere perché sono proprio curiosa di vedere come viene. Questo è tutto quello che ci serve: palline gelatinose che io ho trovato al garden, le trovate anche nei negozi di fiorai. Palline di Natale, io ho scelto queste qua rosse così vanno in contrasto col verde, alcune palline bianche piccoline e una candy cane che sapete non può mai mancare. E adesso è ovviamente un barattolo, un vaso in vetro. E adesso partiamo. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas, outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door.
You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time. Allora, ci tenevo tantissimo a farvi questo tutorial perché secondo me potrebbe essere un bellissimo centro tavola per Natale. Adesso io ne ho fatto uno per farvi vedere e ho utilizzato le perle verdi perché non ho trovato quelle bianche, ma secondo me col bianco viene decisamente meglio. E visto che ho utilizzato le palline verdi, ho addobbato tutto all'interno con rosso e bianco giusto per dare colori natalizi. Però se voi riuscite a trovarle bianche, secondo me vengono molto meglio. La cosa complicata è stata che tutto quello che io ho messo all'interno sono cose che rischiano di venire su. Bisogna comprare il kit apposta che vendono su Amazon, ma io vi dico la verità, non avevo voglia di spendere dei soldi, quindi non l'ho comprato e ho fatto tutto con quello che avevo a casa. Però se voi comprate il kit proprio adatto su Amazon, adesso se lo trovo ve lo lascio qui nell'info box, viene decisamente più bello. Ne ho fatto uno solo, ma voi potete farne tre, magari di altezze diverse, e metterle proprio come centrotavola Natale. Secondo me è veramente una bellissima idea, semplice, non serve granché perché comunque le palline più o meno le abbiamo tutte a casa, i candy cane adesso non lo so, ma potete acquistarli sia in plastica che le caramelle vere e lasciare l'involucro in plastica. E l'unica cosa sono le palline che si reperiscono, come vi ho detto prima, in qualsiasi negozio, in qualsiasi fioraio o garden, quindi anche quelle veramente semplicissime da reperire. Adesso io che vi ho fatto tutto finisco di prepararmi e andiamo a cena. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a life with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling.